Non importa cosa trovi alla fine di una corsa. L'importante è quello che provi mentre stai correndo. Il miracolo non è essere giunto al traguardo, ma aver avuto il coraggio di partire. Questi due aforismi di Jesse Owens possono essere la sintesi perfetta di cosa sia la corsa in montagna. La corsa in montagna, infatti, non è solo uno sport, ma è un viaggio meditativo in cui ci si confronta costantemente con la natura circostante e con i propri limiti fisici. Le gare di questo sport si svolgono su terreni prevalentemente fuori strada, su lunghi sentieri con tratti di salita e discesa, nei boschi e in grandi vallate. Il regolamento ufficiale stabilisce poche ma precise indicazioni. I tratti di strada asfaltata non possono superare il 20% della lunghezza complessiva. La pendenza media deve essere compresa tra il 5 e il 20%. Il punto più alto del percorso non deve superare i 3.000 metri di quota. La corsa in montagna fonda le sue radici storiche nella marcia alpina e prevedeva una formula a staffetta con almeno due o tre frazionisti per ogni squadra. Negli anni 70 il CONI la inquadrò, in quanto marcia, nella FIDAL. Nel 72 venne organizzato il primo campionato italiano a staffetta e nel 76 quello individuale. È del 1979 il riconoscimento ufficiale delle specialità. Mentre è dell'85 l'organizzazione dei primi campionati mondiali. La corsa in montagna si divide in varie discipline. Classica su una distanza di massimo 12 km. Di lunga distanza con un percorso tra i 15 e i 42,195 km. Staffetta con minimo 2 o 3 atleti. A cronometro, ossia a tempo. Il chilometro verticale, la più spettacolare delle discipline, in cui gli atleti si confrontano su un percorso con una pendenza estrema. Il 30 e il 31 luglio si sono svolte a Premana, in provincia di Lecco, due tappe del campionato italiano e di quello mondiale. Oteos ha incontrato gli atleti delle due gare per scoprire i segreti di questa disciplina. Allora, se mi chiedete le caratteristiche che deve avere un runner per essere un buon corridore di corsa in montagna, deve avere passione, secondo me, perché è uno sport duro dove servono, sì, si dice che bisogna fare sacrifici, ma non li chiamerei quasi neanche sacrifici, perché sono fatti con piacere. Quando penso che iniziano a pesare, allora forse non si è più così dei mountain runner forti. È duro e faticoso, ma è una fatica bella, è proprio una fatica bella. Penso che quel giorno che inizierò a fare la fatica brutta, allora lì mi fermerò o smetterò. Quindi è proprio la passione che deve avere un corridore di corsa in montagna. Sono parecchi anni che corro, sono dal 99, figurati, sono dell'86, perciò sono più di 20 anni abbondanti che corro. Sì, posso dire di essere un veterano della corsa sicuramente, però ho provato un po' tutte le discipline. Da piccolino facevo corsa campestre, poi lo faccio ancora adesso, però diciamo fondamentalmente ho fatto un po' tutte le trafile giovanili, corsa campestre, corsa in pista, le corse su strada, e poi ho fatto anche le maratone verso qualche anno fa, quelle su strada. Però il mio primo amore, già la prima gara che ho fatto nel 99 era stata una corsa in montagna giovanile nella mia regione, che è il Piemonte, e da allora ho sempre avuto qualcosa di diverso che mi batteva quando correvo in montagna, a parte perché sono nato in un paese di 200 anime in mezzo alla montagna, nel Cuneese, sotto il Monviso, e a 1000 metri di quota, come fosse Premana, un po' più piccolo però, perciò c'è proprio una montagna nel cuore. E la differenza tra correre in montagna o in pista o in mezzo a un paese su asfalto è, insomma, è all'evidenza di tutti, ma per me è proprio, corri tra un ruscello, un bricco, un prato, un bosco, proprio mi sento anche libero, mi sento veramente me stesso e posso esprimere quello che sono al di là dell'esportivamente, proprio di quello che sento dentro, e è per quello che ho scelto la corsa in montagna, perché mi fa sentire libero. Allora, io devo dire che non ho avuto grande modo di praticare atletica leggera proprio in quanto tale, quindi atletica proprio su pista. Sto praticando ultimamente durante l'inverno magari più strada, più pista, ma ho iniziato tre anni e mezzo fa con la corsa in montagna e ho continuato poi con la corsa in montagna. Vedo anche che tuttora, rispetto a quando ho iniziato, che non è che era tantissimo tempo fa, ci sono molti più giovani, ma anche ragazzini e ragazzine che si stanno avvicinando a questa disciplina, e secondo me è una cosa bellissima. E il motivo del perché forse c'è sempre più un bacino anche di giovani nella corsa in montagna è che forse come me la vedono come una cosa molto più libera e meno vincolata, dove ci si riesce proprio ad esprimere in maniera naturale, senza
senza forse essere giudicati da nessuno, ma solo un po' dall'ambiente che ci circonda, che è l'ambiente alla fine nel quale siamo nati, quindi non su una pista di tartan, ma su un terreno vario, diverso, dove magari incontri diverse difficoltà. Non è solo la velocità che conta, ma è anche, sono mille altre capacità. E forse è proprio questo, la possibilità di riuscire a esprimersi meglio su più fronti, utilizzando al meglio le proprie caratteristiche. Ognuno può avere caratteristiche diverse e la montagna ti permette di capire proprio quali sono le tue. Io è un po' strano perché ho iniziato a fare sport seriamente, diciamo, solo con la corsa in montagna. Ho fatto le prime corse che erano non competitive, di paese, semplice. Ho trovato un ambiente bellissimo e grazie forse a quello che ho trovato ho deciso di non andarmene più e rimanere in questo sport. Il Gir di Mont nasce negli anni 60. In dialetto premanese significa Giro degli Alpeggi. Infatti i primi organizzatori vollero realizzare un percorso che unisse tutti e 12 gli alpeggi che circondano la Val Varrone e la Val Fraina. Il primo giro di questa corsa è datato 29 luglio 1961. All'epoca la preparazione precaria faceva diventare anche il semplice spostamento tra i vari alpeggi un allenamento paragonabile ai moderni skyrunners. L'abbigliamento, le scarpe e la tipologia di corsa portavano questo sforzo a un livello estremo, praticamente impossibile ai più. Il primo vincitore fu Giambattista Todeschini, con un tempo di 4 ore e 24 minuti. Dal 62 al 65 si susseguono diversi vincitori e venne stabilito il nuovo record di 3 ore e 51 minuti. L'organizzazione della gara venne poi sospesa per oltre 20 anni, per essere ripresa nel 1989. Da lì in avanti sarà un continuo crescendo di popolarità e partecipanti. Dal 2000 il Gir di Mont diventa infatti, anno dopo anno, uno degli appuntamenti più importanti del circuito nazionale e internazionale, tanto da raggiungere la partecipazione di oltre 30 nazioni. Allora, il percorso del Gir di Mont è un percorso duro, tosto, perché è nello stesso tempo veloce, ma nello stesso tempo anche comunque con salite e discese secche. Ci sono vari punti dove ogni atleta magari prima o poi trova una difficoltà. Io penso che il punto più, diciamo, un po' più ostico è quello dopo la terza salita, che è dove hai già tre salite nelle gambe e due discese, e c'è tutto un traversone sali-scendi che ti porta all'ultima discesa. Lì, se non ne hai, comunque perdi, ecco, lì è tutto un tratto da correre, lì chi ha fa la differenza, ecco. La gara di Gir di Mont è, come dice Silvano Gaden, è la Sanremo della fatica, ma ha ragione, penso che è proprio una classica monumento della corsa in montagna, dello skyrunning italiano, ma un po' perché è veramente dura, ha tre salite impegnative, molto impegnative, e tre discese molto impegnative tecniche. È un po' spaccagambe a percorso, passo da percorso più filante a percorso sassi, pietre, insomma è impegnativo anche dal punto di vista tecnico. E poi perché sei a Premana, Premana è una delle capitali della corsa in montagna italiane, se non la capitale, con l'affetto, il pubblico della gente, degli organizzatori, dei media, di tutto, insomma è un qualcosa in più correre il Gir di Mont, è come fosse Zegama, Sierzinal, Gir di Mont, sono quelle gare lì, si contano sul palmo di una mano. Allora, quando senti quella fatica che non ce la fai più, ho provato a chiedere a un po' di persone a cosa bisogna pensare in quel momento. C'è chi mi dice di pensare che anche gli altri stanno facendo la stessa fatica e può essere una soluzione, c'è chi mi dice di pensare alla soddisfazione del traguardo, può essere una soluzione, ma in verità alla fine quello che faccio io è cercare di guardarmi un attimo intorno, a cercare di vedere i posti in cui sono, cogliere del bello in cui sono, oppure mi viene sempre istintivo pensare a mio nonno, che sarebbe, penso, duro come era come persona, sarebbe felicissimo ogni volta, penso, di vedere quando corro così, visto che lui alla fine non mi ha mai visto correre così. Ho la fortuna di avere mia nonna che mi segue ovunque per quello che può, agli arrivi e dovunque. E lei lo dice sempre, il nonno direbbe sei una roccia, sei una roccia. E è vero, quindi a volte penso a quello e mi distrae, mi aiuta. Sì, il momento di crisi arriva sempre. In ogni gara che si fa, corta, lunga che ci sia, un momento di crisi c'è. E anch'io cerco sempre di pensare, non so, a chi mi sostiene,
cerco di pensare anche, non so, ai sacrifici che ho fatto, dire ho fatto dei sacrifici, questo è il momento di dare tutto e quindi dico non posso adesso, se non lo do adesso quando lo faccio? Io credo che in ogni momento, in ogni gara, in ogni competizione ci sia un momento in cui un atleta va un po' più in difficoltà sia con se stesso che con gli avversari. In quel momento lì c'è come una forza che ti dice dai, voglio... Non è solo una questione di grinta, è una questione di veramente trovare l'energia dentro se stesso e dire voglio farcela per... A me se capita così, voglio farcela per una determinata persona, che ne so, per la mia ragazza, per una persona che mi è mancata, che era vicino a me, per i miei genitori, per un motivo che va oltre il semplice risultato. Il percorso del Giro di Mont Uphill si sviluppa su 9 chilometri, con partenza dal fondovalle e risalita attraverso un'antica strada militare. Dalla località Gebbio le pendenze diventano più dure, fino all'abitato di Premana, per poi dare un po' di tregua ai corridori con il suggestivo passaggio tra le strette vie del centro storico. Terminato il tracciato nel paese, si torna a salire riabbracciando il tipico paesaggio alpino che alterna boschi a pascoli assolati. La parte centrale del percorso è un alternarsi di salite e discese di differenti difficoltà. Il tratto finale è invece caratterizzato da una pendenza davvero impegnativa, che conduce fino alla ripida radura ai piedi delle banche dell'Alpe Solino a 1618 metri. Qui uno spettacolare panorama attende l'incoronazione del re e della regina della corsa in montagna. Allora sì, questa gara me l'aspettavo molto ripida, me l'avevano descritta, quindi non sapevo bene cosa aspettarmi. Soprattutto non mi aspettavo niente da me stessa perché sono arrivata molto serena, sono partita tranquilla, indietro, poi piano piano ho iniziato a recuperare e poi alla fine sono riuscita a fare una bella gara. È stata faticosa ma come percorso bellissimo, soprattutto il tifo, quando ho alzato gli occhi e visto quel corridoio di gente con quell'arco, è stato bellissimo. È come spesso, soprattutto nelle Sky Race e Sky Marathon, in tante gare è in discesa che si vince la gara, non è la salita piuttosto che le prime due salite. Ecco, tante volte la gara si decide, soprattutto nel lato delle Sky Race e Sky Marathon, si decide in discesa, perché magari l'arrivo è dopo una discesa di 10 km, che comunque se si sa fare bene si guadagna parecchio, si riesce poi a fare anche la differenza e magari vincere. Allora, diciamo che la discesa non è che sia proprio allenabile, nel senso ci si può allenare un po', però diciamo che la discesa devi averla un po', nel senso che non devi avere scrupolo, nel senso devi essere anche un po', diciamo, un kamikaze, devi andare a buttarti giù e via. Per la salita invece c'è chi è più portato, chi invece si deve allenare di più, ci sono un sacco di allenamenti per poter allenarla, poi dipende anche da salite più veloci, salite più tecniche, salite corribili, salite a passo, in base alle pendenze anche poi. È bellissima, sì, l'accoglienza dei tifosi, bellissimo. Sì, non sono mai stata a Premana, l'ho trovato davvero per la corsa in montagna, si presta perché guardi giù, non vedi il fondovalle, guardi su, vedi i picchi e quindi puoi solo salire. È perché, come diceva Gadien, il Premana è Premana, ci sono pochi posti come qui,